Kadim Faye. Allora, tu sei una delle new entry di Un professore, seconda stagione, il ruolo di Ryan. Allora, quindi innanzitutto questo nuovo studente che, insomma, diciamo, da quello che abbiamo visto nelle prime due puntate, lo studio gli interessa relativamente perché a lui vuole fare il calciatore, no? Esatto. Sì, Ryan è di questa new entry della seconda stagione, e diciamo che lui pensa più al campo da calcio che ai libri. Come troppo spesso purtroppo avviene nei... Esattamente, anche perché è successo esattamente pure a me, perché vai, successo anche a me, perché stiamo per avere un'invasione di campo, è successo pure a me perché pure io da piccolo, diciamo, ho giocato a calcio 12 anni, quindi sì, anch'io ho pensato più al calcio, diciamo, che ai libri. E... ti sei un po' pentito di questo oppure... Dai, la verità, sincero. Allora, diciamo che io ho studiato geometra, quindi poi diciamo che non era anche neanche la mia, perché diciamo mi trovavo più a fare qualcosa di più artistico, anche perché ho fatto il mago, diciamo, ho passato anche molto tempo, diciamo, a scuola, a star lì a giocare con le carte, fa tutte le robe delle carte, quindi diciamo non ho, con i libri diciamo non ho avuto un bel feeling. Vabbè, insomma, sei uno poliedrico, insomma, ci pare esatto, di capire. Esatto. E calcio, magia, calcio, esatto, recitazione. Strano connubio, vedi? e niente, Ryan però è un ragazzo molto solare, molto energetico, molto positivo. Infatti su questo, diciamo, abbiamo molti punti in comune, perché anch'io mi reputo comunque un ragazzo con positività, con una bella energia, e niente. Senti, invece arrivare, insomma, in corsa in una famiglia già consolidata come quella di Un professore, che esperienza è stata? Come sei stato accolto? Allora, io con i ragazzi mi sono trovato benissimo, anche perché non mi sono sentito, diciamo, una new entry. Mi hanno accolto talmente bene che mi sono già sentito parte, diciamo, di questa famiglia, come dicevi, e quindi questo non mi sono sentito l'ultimo arrivato, anzi. E coi ragazzi fantastici, poiché poi si è creata anche questa amicizia, questo gruppo, ci vedevamo pure fuori dal set, quindi tutto molto molto, tutto molto bello. Ah, insomma, non ti poteva andare meglio, diciamo. No, esatto, ecco. Non mi poteva andare meglio, ecco. Invece, quindi, parlando di te personalmente, allora, quindi abbiamo raccontato, insomma, il calcio, la magia, che tipo sei? Quindi sveliamolo un po' a chi non ti conosce. Allora, sì, la magia, io ho fatto, diciamo, magia per anni, per 6-7 anni, poi è arrivato il Covid e mi ha portato, diciamo, a fare la recitazione, perché ho detto: cosa voglio fare realmente nella vita? L'attore. Ho detto: ok, buttiamoci. Ho iniziato a studiare e da lì, diciamo, pian piano sono arrivati dei lavori. Io sono nato e cresciuto a Verona, i miei sono di origini senegalesi, e adesso, diciamo, vivo qua a Roma, diciamo, per inseguire quello che è il mio sogno. E il tuo sogno è quello di recitare, ovviamente. Il mio sogno, sì, è quello di recitare o di giocare a calcio. No, scegli. Diciamo, non si può avere tutto nella vita, scegli. La recitazione, diciamo, è il mio piano A, e soprattutto spero, quello che voglio essere io è anche un punto di riferimento per tutti quei ragazzi di seconda generazione che magari pensano che nel mondo dello spettacolo, nel mondo del cinema, non hanno una possibilità in Italia, mentre in realtà la possibilità ce l'hanno, basta solo che ci credano. E invece, appunto, testimonianza vivente. Esatto. E allora dacci l'appuntamento per Un professore 2. Allora, Il professore 2 uscirà giovedì 16 novembre su Rai 1. Ogni giovedì usciranno due puntate, quindi mi raccomando, non mancate. E se per caso, per qualche motivo, non lo so, non riuscite ad esserci il giovedì sera, potete trovare gli episodi su RaiPlay. E poi ci rivediamo per parlare del tuo film, perché lui ha fatto un film da protagonista e poi ne parleremo. Esatto, ne parleremo più avanti. Quindi ti aspettiamo. Allora, perfetto, grazie a voi. Grazie a voi.